paura. Paura di che? Sostanzialmente nella nostra società è assurdo se ci pensiamo, ma è altrettanto vero, è la paura del giudizio, la paura di non piacere, la paura di essere giudicati. Viviamo nella società dell'apparenza. Notate quando ci incontriamo, persino nel Covid le cose non sono cambiate. Io parlo del periodo più brutto, speravo e credevo che ci fosse una condivisione, un incontro un po' più vero. Ora mi spiego sulla verità di un incontro. Quando ci incontriamo di solito è: ciao, come stai? Bene, bene, e tu? Anch'io, bene. Ciao, grazie, mi raccomando, salutami, ci vediamo, bene, ciao. Ma stiamo tutti così bene? Io sono strano, però ho iniziato a fare un esperimento. Quando una persona mi chiede come sto, da più o meno 15 anni, gli rispondo come sto, come stai? Guarda, stamattina un po' nervoso perché mi è successa una cosa che devo mettere a posto. E ieri invece, giornata, buona giornata. Cioè, almeno ti dico, mi chiedi come sto, ti dico come sto. Perché dico questo? Perché più ci abituiamo a stare nella maschera, cioè a mostrare solo sorrisi, solo tutto va bene, solo vestiti perfettamente bene, cioè a dipendere dal giudizio degli altri, e più quando siamo soli, quando siamo a casa, quando non c'è più lo show da fare, soffriamo. Ognuno di noi paga lo scotto di non avere relazioni vere. Vere sono quelle in cui mi sento libero di essere me stesso. Le viviamo raramente con gli amici, quelli veri, a cui l'80% puoi dire, ma il 100%, ed è anche sano non dire tutto, però almeno l'80%, almeno hai litigato con tua figlia, dici come stai, guarda, non mi dire niente, ho litigato con mia figlia. Per il resto invece dobbiamo sempre mostrare di essere intelligenti, buoni, siamo tutti buoni, intelligenti. E qui ci sono altre cose da mostrare che non sento bene, però buoni, intelligenti e sostanzialmente felici, sorridenti, senza problemi, esatto, felici. Quindi. Perfetto. Però più mostro, meno mi impegno ad essere così. C'è una legge psicologica di base, davvero di base, che più hai bisogno di mostrare, meno sei. Sapete quelli che ostentano sicurezza, io faccio tutto, io so tutto, io li chiamo i sapientini, quelli che, no, io gli parli di Freud e ti rispondono su Freud, gli parli, arrivi a parlargli di cucina, non hanno mai cucinato, però ti dicono, secondo me l'aglio non dovresti metterlo. Dice, hai mai cucinato? No, ma fidati, secondo me l'aglio qua non va, perché lui sa sempre tutto. Ecco, quelli a noi sembrano le persone più sicure del mondo. Sapete che una persona così, cosiddetta narcisista, cioè una persona che ha bisogno sempre di mostrare io sono bravo, voi non siete niente, nasconde un bambino impaurito così piccolo. Cioè si crea un gigante così per nascondere il suo bambino piccolo piccolo. Attenzione, perché vivere con la paura del giudizio significa vivere una vita di costante paura, perché se abbiamo paura dei cani, pensateci un secondo, quella paura, uno, probabilmente ci salverà la vita quando vedremo un cane che ci ringhia contro. Due, quante volte incontreremo un cane nella nostra vita? Quindi, pure se ci scatta in modo forte, ci rovinerà un quarto d'ora della nostra vita. Se abbiamo paura del giudizio, finché viviamo con la paura del giudizio, noi tutti i momenti della nostra vita dovremo sempre essere chissà se piaccio, chissà come sto, chissà se va bene, chissà che stanno pensando, chissà che ti è. E molto spesso, e qui arriva il punto di tutto, ci impediamo di fare la cosa che abbiamo detto all'inizio, di esprimerci liberamente.